pranzo solidale domenica 20 settembre ore 12.30 Parco Urbano Franco Augusto di Forlì. Il menù comprende primo, secondo contorno, frutta, biscotteria, acqua e vino. Costo 10 euro. I biglietti possono essere acquistati presso Segreteria Caritas di Forlì, Formula Servizi Forlì, Settimana del Buon Vivere, presso Lega delle Cooperative di Forlì. Tutto il ricavato sarà destinato all'Emporio della Solidarietà della Caritas di Forlì e del Comitato per la Lotta contro la Fame nel Mondo. Noi ci siamo, e voi? Buonasera, una decina di furti in abitazioni danneggiati dalla furia della torrente Nure sono stati segnalati agli abitanti di Roncaglia, frazione di Piacenza, che ha registrato pesanti danni per l'alluvione. Gli sciacalli in azione nel paesino si sono accaniti anche sui guardaroba, lasciati appesi fuori dalle case da asciugare. La polizia aveva annunciato nella frazione controlli straordinari anti-sciacallaggio, ma non sono stati sufficienti. Arriva invece da ASAPS una proposta destinata a far discutere il sequestro del cellulare per un mese, ritiro della patente con sospensione da 1 a 3 mesi alla prima violazione per chi viene sorpreso a usare il cellulare mentre guida. Sentiamo in proposito il presidente di ASAPS nazionale, proprio Giordano Biserni. La proposta ha anche un profilo provocatorio, noi infatti abbiamo chiesto insieme a quella la sospensione immediata della patente, non alla seconda violazione come è oggi, quindi per chi guida col cellulare o chi fa messaggistica alla guida, come diciamo, siamo a tutti gli utilizzi, sicuramente bisogna dare una risposta molto più severa, perché basta girare per strada per vedere quello che accade. Siamo di fronte a un'estate in cui c'è un incremento notevole degli incidenti stradali anche gravi. Non si riescono a capire bene le cause, è stato identificato come uno degli elementi perturbativi l'utilizzo del cellulare alla guida da parte ormai di molti automobilisti in maniera quasi sistematica. Noi abbiamo voluto dire, se le sanzioni attuali non spaventano, arriviamo al nodo. Sequestriamo il cellulare è come togliere il giocattolo a un bambino. Capisco che può essere una provocazione, ma a chi ci risponde in malo modo dicendo è una proposta assolutamente inaccessibile, noi rispondiamo che però ci sono 13 casi di sequestro del veicolo, di fermo del veicolo per un certo periodo sul codice della strada e 7 casi di sequestro con conseguente confisca. Quindi io andrei piano a dire che è così assurda la condizione. Comunque sia, noi abbiamo dovuto richiamare l'attenzione su un tema che sta sfuggendo di mano. Dato che si sta discutendo un nuovo codice della strada, vorremmo intanto vedere riorganizzare la normativa. Poi è chiaro che siamo nei controlli su strada, ma mi dispiace dirlo, noi siamo campioni olimpici di lancio del cellulare alla vista della pattuglia, siamo dei ricorrenti seriali al giudice di pace, noi ormai abbiamo bisogno di prove da polizia scientifica o da RIS per ogni sanzione, siamo arrivati anche a questo, dobbiamo dirlo onestamente. Cioè, qua le regole vanno ripristinate, quando c'è la guida si guida, punto, e se si deve parlare si parla col viva voce. Noi non possiamo pretendere di parlare, di messaggiare, di fare WhatsApp, di fare le mail, di farci selfie mentre siamo alla guida. Noi stiamo attivando una nuova sbornia del terzo millennio che sta provocando tragedie. Noi vogliamo dire stop e come ASAP abbiamo fatto questa proposta. Ha patteggiato 3 anni e mezzo di pena il 74enne direttore di banca in pensione che lo scorso 3 agosto ha tentato di uccidere la figlia 44enne colpendola con una roncola nella cortile di casa a Ravenna. La donna venne ferita da 2 colpi in testa, uno alla mano e riuscì a cavarsela. Una perizia psichiatrica condotta sull'uomo avrebbe riconosciuto una semi-infermità mentale, diagnosi che ha dato poi il via libera all'alleggerimento della pena. Alla base del gesto ci sarebbe dunque stato un stato di depressione dovuto ai frequenti litigi con la figlia relativi ad un compagno di lei che il padre non gradiva. Inizia ufficialmente domenica la stagione della caccia in Emilia-Romagna, una scadenza attesa da ben 35.000 cacciatori che hanno potuto conoscere le regole del calendario venatorio regionale già dal mese di marzo. Sono dunque preparatissime complessivamente 37 invece le specie cacciabili nel nostro territorio. Il nostro servizio.
Ci sono poche cose nel mondo che dividono l'opinione pubblica come la caccia. Davanti alle doppiette pronte a sparare non ci sono mezze misure, o le si ama o le si odia. Da domenica l'insanabile contrapposizione tornerà a manifestarsi. Tanti appassionati della caccia, da molto tempo sempre meno un'attività indispensabile all'approvvigionamento del cibo e sempre più un'attività ricreativa o finalizzata allo scopo di commerciare il ricavato della cattura o dell'abbattimento degli animali, daranno sfogo alla loro passione avendo potuto conoscere le regole del calendario venatorio regionale già dal mese di marzo. Dunque gli animalisti, i naturalisti e le tante associazioni che difendono la vita degli animali faranno sentire le loro voci di protesta e manifesteranno in tutti i modi il loro dissenso. Ancora per questo anno l'esercizio della caccia è consentito su base dei singoli calendari provinciali in attesa di una diversa disciplina a seguito del passaggio delle competenze in materia alla regione Emilia-Romagna. In Emilia-Romagna sono circa 35.000 cacciatori abilitati, complessivamente 37 le specie cacciabili nel nostro territorio secondo un calendario che conferma le scelte di quello precedente. Sostenibile e compatibile con l'ambiente, secondo le indicazioni della legge nazionale e delle direttive comunitarie. Il prelievo degli ungulati, che segue una diversa articolazione, è già possibile da tempo, così come la caccia di selezione cinghiale, cominciata lo scorso 15 aprile, mentre la caccia collettiva avrà inizio il prossimo 1 ottobre. E alla vigilia del via ai cacciatori giunge il messaggio di Simona Caselli, assessore regionale all'agricoltura, caccia e pesca, la quale rivolge un invito ai cacciatori al rispetto scrupoloso delle regole per una caccia in piena sicurezza, ma anche un'esortazione a province, ambiti territoriali di caccia e aziende faunistiche venatorie affinché vengano messi in atto tutti gli strumenti per contenere i danni della fauna selvatica all'agricoltura. Ben 7 tra medici ostetriche dell'AUSL del comprensorio di Ravenna sono indagati per omicidio colposo in seguito alle morti di 2 neonati avvenute a circa una settimana di distanza. Il primo neonato è deceduto all'inizio di settembre all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere nato in quello di Ravenna e trasferito d'urgenza al nosocomio Cesenate per gravi complicazioni. Il secondo decesso è avvenuto all'ospedale di Faenza subito dopo il parto. Le vicende sono state segnalate alla magistratura dall'AUSL. Per entrambi i PM Lucrezia Ciriello ha affidato l'incarico per autopsie. È iniziata un po' ovunque la vendemmia e le prime stime fanno presagire un'ottima qualità delle uve e dei vini, un leggero aumento di produzione che la CIA, Confederazione Italiana Agricoltori di Ravenna, si augura sia accompagnato ad un adeguato aumento della remunerazione dei produttori. Il servizio. La vendemmia è appena cominciata, ma comunque, come erano le previsioni, sta raccogliendo un'uva di ottima qualità. Questo qui farà sì che avremo anche ovviamente un vino di ottima qualità con dei costi enologici bassi, quantitativi sono leggermente superiori all'anno scorso, ma consideriamo che l'anno scorso erano quantitativi inferiori a quella che è la media di produzione. E un'altra cosa che ci rende molto ottimisti anche per i prezzi comunque che andremo a prendere come produttori sostanzialmente è il fatto che le cantine sono scariche, cioè non ci sono giacenze, quindi ci sono tutte le condizioni per fare una buona vendemmia contrariamente all'anno scorso dove tra la stagione, il mercato eccetera siamo stati penalizzati al massimo. Il vino italiano, il vino emiliano romagnolo comunque continua ad attirare un gran numero di consumatori? È un vino che continua ad attirare un gran numero di consumatori perché comunque si presta sia a un imbottigliamento di vino apprezzato ma anche a una vendita per fare vari spumanti o anche, non dimentichiamolo mai, i bricchi comunque ci hanno aiutato a vendere in particolar modo il Trebbiano per il mondo. Di fronte a un calo continuo di consumi a livello nazionale c'è dall'altra parte un continuo aumento dell'esportazione e questo qui è in particolare nel sud-est asiatico. Grande fascino storico e atmosfere medievali in questo weekend a Medicina, va in scena infatti la 25esima edizione della rievocazione storica del Barbarossa, la manifestazione che ricorda i fatti accaduti nel 1155 con l'arrivo dell'imperatore Federico I di Svevia, detto il Barbarossa, che liberò i territori dal dominio bolognese. Servizio. Si vuole dare effettivamente una continuità. Il Barbarossa di oggi non sarebbe
esistito se non ci fossero stati i precedenti. Una continuità che ha visto il Barbarossa crescere sempre di più, ed è questa un po' la magia di questa festa paesana, che è diventato veramente un appuntamento ormai di taratura, direi, regionale, ecco, in pratica. Collaborazione fra le quattro torri di cui si compone la città di Medicina, ma anche la di Sfida, che non è da meno, perché è ambitissimo il Palio della Serpe, poi via via si sono aggiunte delle peculiarità a quello che è stato il primo gioco iniziale, credo, la corsa dal Doge 3. Beh, sono due cose distinte. La corsa dal Doge 3 la si fa il venerdì sera alle 12 e tre quarti con i rintocchi dell'orologio, e gli atleti devono coprire un tragitto di circa, mi sembra, 400 metri in un tempo corrispondente al battere dell'orologio della torre. È motivo di grande orgoglio per una città, per una comunità che davvero ha saputo fare intorno a questa festa un grande miracolo, che è il miracolo di trasmettere energia, di coinvolgere giovani, di coinvolgere anche meno giovani, perché 25 anni vuol dire anche un cambio generazionale, quindi un passo in avanti della festa che riparte proprio da qui per espandersi ancora, per trovare nuova linfa, per trovare nuove idee e rinascere in qualche modo. Ci saranno nuovi gruppi sempre più a tema, sempre in più punti del castello, e tutti estremamente attraenti e tutti estremamente non solo punti di vendita, ma saranno soprattutto punti di didattica, dove verranno rispolverati i mestieri di un tempo, dove verranno rispolverate le tradizioni, dove verranno rispolverate le storie. E in più abbiamo un carnet di spettacoli ricchissimo quest'anno davvero, e come dicevo anche nuovi spazi, perché la festa si arricchisce di nuovi punti, quindi andremo anche fuori dalle porte del castello, e aprirà quest'anno lo Specchio Incantato, un nuovo punto nella cornice stupenda delle collinette del Parco delle Mondine con il suo lago, che vedrà degli spettacoli notturni di fuochi e vedrà la domenica mattina la grande cavalcata imperiale arrivare. E ora passiamo al meteo per il weekend, vediamo cosa ci attende. Weekend nel complesso di tempo buono, con discrete generali condizioni di insolazione, salvo cielo irregolarmente nuvoloso con addensamenti più consistenti che potranno dar luogo a locali rovesci nelle ore centrali della giornata sul settore orientale della regione domenica. In leggera flessione le temperature, le minime oscilleranno tra i 15 e i 20 gradi, mentre le massime saranno comprese tra i 25 e i 28 gradi. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali domani, deboli occidentali tendenti a ruotare dai quadranti settentrionali, con rinforzi sul mare e sulla costa domenica. Il mare sarà calmo per diventare mosso nel pomeriggio di domenica. Anche per questa sera è tutto, il nostro telegiornale regionale si conclude qui, vi lascio in compagnia dei nostri consueti approfondimenti del nostro palinsesto serale. In particolare questa sera abbiamo dedicato una speciale alla Sagra del Ranocchio, la sua 42esima edizione, proprio per mostrare quale la tradizione che lega questa città, Consellice della Bassa Romagna, al Ranocchio e alla sua fama di essere un ottimo e buonissimo anfitrione. Una buona serata, un buon proseguimento domani se lo vorrete, sempre su Nuova Rete, e ovviamente buon weekend, perché noi col telegiornale invece ci rivediamo lunedì sempre alle ore 20.